buon inizio settimana. Eccoci qua a Finanziariamente, tre puntate speciali nel mese di dicembre, come abbiamo promesso. Una sperimentazione innovativa per quanto riguarda la finanza, un abbinamento con la cucina. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Siamo in diretta sul canale digitale 231, in streaming su www.welltv.eu, sulla pagina della TV WellTV e sulla pagina Your Solution e la mia Maurizio Poli. Non sono da solo, oggi questa bellissima camicia bianca, questa splendida cravatta, ma benvenuta Giusy, eccoci qua. Buongiorno a tutti, benvenuti. Questo lunedì speciale. Questo lunedì speciale, Giusy, molto speciale. Sì, decisamente. Decisamente speciale. Abbiamo l'onore e il piacere di avere ospite lo chef, un grande chef del nostro territorio, Roberto Abbadati, benvenuto chef. Grazie mille. Vedete come sono molto ossequioso, anche se sono quarto d'anno, ma gli chef sono pericolosi, perché lo chef... E Giusy, oggi senza... Mi dice, ma senza giacca, aiutami nella vestizione. Lo sponsor è Lucafè, eccolo qua, Lucafè l'abbiamo messo qua davanti, ringraziamo sempre Gianluca per la fiducia che ci ha dato alla nostra trasmissione. Ecco qua, io ho anche una pagina che si chiama su Facebook Uomo che Cucina, e stavolta Uomo che Cucina farà l'aiutante, Giusy, cosa dici? Bravo! Bravo, ecco, mi sposto leggermente. Chef, sono qua dello chef, benvenuto. In cucina c'è sempre bisogno di aiuto. Parla con la gente a camera. Cioè, in cucina c'è sempre bisogno di aiuto, quindi benvenga, benvenuto. Siamo molto felici. Anch'io sono molto felice, questo abbinamento della finanza e la cucina, perché lo spiegheremo nel corso della puntata. Certo. Giusy? Certo. Una tua presentazione, chef, cosa fai come chef? Ma allora... Sai, il nome è... Certo. Dice educatore finanziario e consulente. Benissimo, e chef... Nel mio specifico caso io faccio, mi definisco uno chef sartoriale, nel senso che in questi 16 anni, dopo un curriculum abbastanza accademico, classico, grandi alberghi, stellati della prima generazione, mi sono specializzato in quello che sono i lavori tailor made, quindi circa 700 eventi in questi 16 anni, ognuno diverso, differente dall'altro. Perché questo chef è molto particolare, lui la cucina la porta dal cliente, giusto? Sì, solitamente... Dove c'è un evento troviamo Roberto Abbadati. Beh, magari, non proprio tu, esageriamo. Però dove magari ci sono degli eventi un po' particolari, dove il cliente, che sia un'azienda, che sia un privato, che sia un ristorante, che sia una grande maison di moda o quello che è, quando diciamo vuole farsi un vestito col cibo e con le bevande... Ecco qua, cominciamo a vedere qualche tuo evento, certo, la regia oggi è bravissima. Questa è una specie di installazione col cibo dedicata a Ulisse disperso su un'isola del Basso Egeo, si chiamava. Che bello! Che bella annisa, come dicono quelli bravi. Molto giocoso. Molto giocoso. Sì, alla fine c'è bisogno anche un po' di ironia. Spesso. I colori anche. Qua eravamo a Madrid invece. A Madrid. Per un'azienda che produce... cucine per casa, diciamo di un certo tipo. Di un certo tipo. Qua eravamo a T70 a Londra. Cioè a Londra? Era lo showroom di T70 a Londra. Ah. E quello è Space Invaders, e non so se è un arcade game, vengono chiamati. Sono questi videogiochi degli anni fine 70, inizio 80. Sono tornati molto vintage, molto di moda. E riproposto in chiave cibo, questo è 5-6 anni fa. Quindi... Adesso fermiamo la regia un attimo, torneremo sulle immagini, torniamo sullo chef, quindi hai detto tu, tailor made, tu fai un vestito secondo l'esigenza del cliente. Sì, alla fine ascolti. Il cibo ha un forte potere comunicativo e può essere interessante, come dire, cercare di interpretarlo e proporlo. E proporlo alle persone. E che bello, dopo ti chiederò la ricetta che ci fai oggi in diretta. Giusy, hai sentito cosa ti sta dicendo? Beh, molti spunti. Molti spunti per la finanza ci sono? Esattamente. Giusy, a te la parola per la finanza. Beh sì, sicuramente come ha detto Roberto, il fatto di poter costruire una soluzione su misura in virtù di quello che ci richiede il cliente è molto attinente a quello che un consulente finanziario fa insieme al proprio cliente quando costruisce pianificazione finanziaria. Perché prima ancora del rendimento e prima ancora di strumenti finanziari si parla dei progetti del nostro investitore, della sua famiglia, per proteggere, per dare continuità a quello che sono l'eventuale sua azienda, piuttosto che il patrimonio di famiglia finalizzato ai progetti della famiglia, ai progetti dei propri cari, delle persone che,
che ama. Quindi questo sicuramente è il primo punto di attinenza di cui ci ha parlato Roberto, è studiare una pianificazione che sia calibrata, che sia fatta su misura proprio in virtù degli obiettivi del nostro cliente, ma non solo obiettivi in termini di risultato, ma anche in termini di durata. Qui si introduce un'altra variabile che è la pazienza, che è il tempo. Avere un orizzonte temporale e avere un obiettivo in termini di regole e di raggiungimento di tempo per il raggiungimento del nostro obiettivo. Facciamo i complimenti alla Giusy, una bellissima camicetta bianca, camicia bianca, lo chef bianco, siamo stati bravi chef, come aiutanti, come piccoli gnomi. Assolutamente sì. Giusy, però una cosa, dopo la chiederò anche a lui, un tuo riferimento, mi chiedono la tua mail, mi chiedono dove ti possiamo trovare, un tuo numero di telefono o una tua mail? Allora, il mio numero di telefono è 347-3174-642, potete chiamarmi tranquillamente per chiedere informazioni oppure per anche fissare un appuntamento. E una mia mail è giusy.biondella@gmail.com. Sì, diamo quella neutra, diamo quella neutra, quella professionale la daremo quando la chiamate, eccetera. Dove ti trovano te online, chef? Dove ti trovano? Io, va bene, devo dire che lavoro molto di più alla fine negli anni, noto questo, del resto quando entri comunque nelle case delle persone c'è un rapporto, come dire, più diretto, più umano, e quindi molto più con un passaparola, diciamo, interpersonale. Però a prescindere da ciò ho un sito dal 2004, si chiama, con il mio nome, Roberto Abadati, quindi www.robertoabadati.it. E sul sito ci sono tutti i miei contatti. I tuoi contatti. Oggi cosa ci fai oggi? Oggi cosa ci proponi? Qual è la tua idea? Ma allora, l'idea di oggi era, pensavo a quello che può essere una colazione d'affari, appunto per una persona d'affari che magari ha un incontro con un cliente, anche diciamo con un armamentario molto semplice, molto ridotto in ufficio. L'idea era fare un duo vette strapazzate da servire con due pezzettini di salmone affumicato, una sorta di pan brioche tostato e magari due scagliette di un formaggio tipo o un erborinato o un gruyère andrebbe bene. E perché no, se si vuole, aprire anche una bottiglia di champagne, in questo caso un blanc de noir, un topino nero, che ben si abbina, una sorta di brunch di lavoro. Brunch di lavoro fatto composto alla minute. Se arriva un cliente, Giusy, capito? Se arriva un cliente importante. Direi che. Ma anche se non arriva, anche se non arriva il cliente. No, però un momento di convivialità dove sicuramente si parla meglio anche penso da fare con seduti davanti a un buon bicchiere di vino e un minimo di cibo. Abbiamo perso in questo periodo questo aspetto qua, noi vogliamo portare l'attenzione anche su questo aspetto qua. Io la Giusy abbiamo deciso di fare queste puntate perché riportare l'attenzione anche su un settore un po' bisfrattato in questo periodo qua. Da diversi anni, ma in questo lockdown maledetto di questo virus abbiamo perso il contatto, la gioia di condividere il cibo, la gioia di poter stare insieme, di ritrovarci. Anche perché noi gli eventi li facciamo della finanza, abbiamo fatto giù vari eventi su questo tema. Sì, certo, è un'occasione anche per confrontarsi e per entrare in relazione con il cliente. Roberto ha detto una cosa importantissima, quando lui fa un evento per i propri clienti entra nella sfera confidenziale con il cliente e quindi questo presuppone abbattere delle barriere, entrare proprio nell'ambiente del nostro cliente. E anche quando si parla di finanza attraverso gli eventi si entra nella sfera privata del cliente, perché la pianificazione finanziaria non è solo a che fare col patrimonio, con il denaro, con gli immobili, con tutto quello che è ricchezza, ma ha molto a che fare con la nostra famiglia, con la nostra sfera personale. Si vanno a toccare anche alcuni temi, alcune sfere della persona che sono molto delicate, che sono molto intime. Che magari qualcuno ha rimandato, ha procrastinato nel tempo perché non riesce ad affrontarle da solo. Quindi ecco, l'importante è riuscire a mettere a proprio agio le persone che stanno con noi o attraverso la cucina con lo chef Roberto Abadati o comunque nell'ambito relazionale noi consulenti dobbiamo far sentire, dare tranquillità e trasmettere sicurezza al nostro cliente nel momento in cui sta facendo delle valutazioni e delle riflessioni. Ha detto una cosa importante, che lo chef il passaparola, Giusy? Quello è importantissimo, cioè avere una presentazione, quelli bravi dicono avere qualcuno che ti fa da referral su altre posizioni, cioè che ti presenta, che riesce a parlare bene di come fai la tua professione,
è importantissimo ed è fondamentale, oltre che essere molto gratificante, devo dire, perché un cliente che ti presenta un'altra persona vuol dire che in quel momento sta parlando bene di te e si espone in quel momento perché ha espresso un'opinione positiva e ti ha suggerito, ti ha consigliato a qualcun altro. Torniamo dallo chef Giusy dopo, adesso rimbalziamo subito dallo chef che ha già iniziato, vedo qui che già sta facendo qualcosa nella padella lì. Ma era, diciamo, come dire, per dare un esempio di praticità, non certo. Si ha il fornetto in, sì. Come dire, in ufficio, dal momento che è necessaria la famosa piastra o comunque un gas o un qualcosa per cucinare le uova, tanto vale utilizzare la stessa pentola per tostare il pane. Beh, quindi così abbiamo iniziato con la tostatura del pane, dei panini di latte, dei panini al latte, sì, una vero? Specie di pan brioche. Un pan brioche è fatto, mi esprimo, io sono uomo che cucina, ho la pagina Facebook, sono uomo che cucina, ma non sono uno chef, questo è uno chef. La differenza, Giusy, è questa qui, però voglio chiedere... L'amore per il cibo, diciamo che accomuna un po' tutti. Esatto, però la cosa che ti voglio chiedere, che invidio te e gli altri chef, ma sei qui tu, e mi fa piacere che ce lo racconti, è la ricerca anche dei prodotti, andare ad abbinare, perché io posso usare i suoi stessi prodotti, ma la differenza la fa poi lo chef. Qual è la tua ricerca del prodotto quando inventi qualcosa, quando crei, inventi è brutto, quando crei il vestito su misura per il tuo cliente? Ma allora devo dire che l'ingrediente che spesso non viene citato, io ci ho creato una carriera, quindi magari come dire, parlo di parte ecco, su questo. Ovviamente sono importanti gli ingredienti, sono fondamentali, che devono essere all'altezza, però nel mio specifico caso penso che l'ingrediente che non può mai mancare è l'empatia, cioè nel senso che alla fine devi capire cosa vuole il cliente, cosa è interessato, cosa più gli emoziona e tradurlo appunto in cibo, in bevande, in cocktail, con del cibo. Quindi con abbinare le bevande. Nel mio caso vabbè, diciamo, mi occupo un po' a 360 gradi, però a prescindere che sia solo cibo. Quindi c'è un aspetto psicologico molto importante anche nel fondamentale. Cibo. Ma non è, almeno ripeto, nel mio caso dove ogni lavoro è un unico. Quindi one man show, il tuo lavoro è un atto unico a volte? Beh, quasi sempre. Quasi sempre un atto sempre. Costruito sul cliente? Costruito sul cliente. Questo è quantomeno il servizio che offro. Ci sta rubando il lavoro, Giusy? Ci sta dicendo, no, ci diciamo sta rubando che il lavoro? Le affinità tra la cucina e la finanza sono molteplici. Assolutamente Roberto è stato bravissimo nel tirar fuori il tema dell'empatia, che è una strategia fondamentale, l'abbiamo visto anche col professor Bertelli quando abbiamo parlato di finanza comportamentale, riuscire a comprendere la parte emotiva del cliente, proprio per questo prima ho detto che la finanza non è solo capitale, non è solo denaro, non è solo immobile, ma è molto di più perché ha a che fare con ciò che ci è successo, quindi quando abbiamo provato dispiacere, quando abbiamo provato dolore per una scelta sbagliata, quello che significa le emozioni dell'oggi, di quello che proviamo in questa situazione particolare nel 2020 dove l'incertezza della vita soprattutto ci ha colpito quest'anno a livello emozionale, quindi quando intorno a noi il contesto in cui viviamo ci trasmette insicurezza è evidente che il nostro approccio sarà un approccio di paura e quindi sta lì entrare in empatia per cercare di chiarire, di approfondire quelle che sono le chiavi, i nodi che ci frenano, che a volte ci offuscano la visione, perché siamo troppo concentrati a vedere e a vivere il momento di adesso, quindi il momento della paura. Giusy, ti devo fermare un secondo, le emozioni eccetera, ma c'è un'emozione qua che stiamo vedendo qui e devo rimbalzare, sta già rompendo le uova, io rompo le uova nel paniere alla Giusy per un attimo, ma lo chef ha già rotto le uova, è già all'opera, cosa stai facendo adesso qua? Semplicemente rompendo le uova, nello specifico diciamo tengo separato due tuorli rispetto sì. Alle quattro uova complessive, in quanto i tuorli, che sono la parte diciamo più tensa, più grassa dell'uovo, andrò ad aggiungerle in un secondo tempo di cottura per lasciare particolarmente, i francesi dicono baveuse. Particolarmente morbido il nostro uovo strapazzato. Quindi l'abbinamento del cibo che vedo qua è importantissimo, poi come lo assemblo, come esatto, le tempistiche. Le priorità, le tempistiche, che sono diverse per ogni piatto.
Beh, giustamente alla fine sono i piccoli dettagli che fanno la grande differenza. Piccoli, Giusy ha detto piccoli dettagli che fanno la differenza, Giusy. Sì, ha detto questo. La scelta del momento, la scelta temporale, lo sappiamo, è una strategia nell'ambito degli investimenti. Un esempio su tutti è il piano di accumulo, il PAC, che ha una regola di fondo, cioè darsi una regola continuativa nel tempo, nell'effettuare un investimento, anche per piccoli importi. Abbiamo già detto in altre situazioni che la strategia del programmare dei versamenti aggiuntivi, programmare degli incrementi in termini regolari, può essere per piccoli importi e per grandi importi, ma è una scelta di diversificazione temporale, cioè entrare in momenti diversi sul mercato finanziario. Questo assolutamente. Grazie Giusy, ecco qua il libro dello chef, ecco qua, De Mari Nostro, guardate che bello. È tutto pesce questo chef, tutto pesce? Questo, vabbè, tra i libri è la mia piccola dedica al mare Mediterraneo, e quindi sono 40 ricette con 40 pesci, con 40 pesci differenti. Prego, Giusy, fai tu. Attraverso il quale faccio come dire, il giro del Mediterraneo, conviene farlo scivolare. Sì. Abbiamo provato. Ecco no, qua. Purtroppo lo tengo è perché si rovina molto facilmente, quindi è un po' imbustato. Che bello. Per avere un'idea. Fammi vedere un'idea, vediamo, spogliamolo in diretta. Dopo andiamo a cucinare perché il tempo scorre velocissimo. Sì. Ecco questa qua. È le... I vari, Giusy, fai tu. Dal Marocco, da Gibilterra al Marocco, sul giro del Mediterraneo, attraverso. Guarda che adesso la gente ci inquadra. E diciamo la particolarità è che le fotografie sono state scattate con questa macchina all'interno di una boccia enorme, con l'acqua, perché il punto di vista è il protagonista della fiaba, che è questo pesciolino, nomadillo australe mediterraneo. Bello, bello, bello. che racconta, è la fiaba che racconta, che accompagna il libro. Quindi un bel regalo anche per Natale. Lo potete trovare qui a Brescia, si chiama Libreria Serra Tarantola. Esatto. Che appunto anche è anche online sul sito della Libreria Serra Tarantola. Italiano-inglese, è bilingue. È un bel regalo, io penso, per Natale. Bello il bilingue. Siamo digitali. Fantasia. Siamo digitali, ma siamo anche terra-terra. Sì. E mare in questo caso. Soprattutto, così c'è, per quello che è l'oggetto libro. Che è ancora un oggetto molto bello, penso, da lasciamo qua. In mano. Ok, lasciamo qua. Qui procediamo, perché la regia mi ha detto, io ho fame. Andate avanti con la ricetta, ha detto la regia, che io ho fame. Comunque, la regia è bravissima, è bravo, perché sennò... Guarda, mi fa le inquadrature bellissime, che io sono bellissimo come uomo che cucina. Andate sulla mia pagina Poli Maurizio su Facebook, Uomo che Cucina, e seguite, oltre che Roberto Badati e la Giusy, ci sono anch'io, che ogni tanto la domenica faccio qualche piattino, così tanto per ridere un po', per divertirmi. Però qui vedo che qui sta procedendo, abbiamo già il pan brioche già tostato. Giusy, senti che profumino. Si sente che già? Profumo! Allora, prima di cuocere le uova, perché impiegano ovviamente poco o nulla, certo. L'ideale sarebbe se preparassimo una sorta di coperto, diciamo, dove servire. Sì, guarda, un attimo chiudo lo sponsor. Non ce ne vorrà? Non ce lo vorrà? Non spostiamolo del tutto, mi basta metà. Così metà. Lasciamo sia il caffè, guarda, togliamo ecco il qua, libro. Tac, ecco qua, togliamo questo. Bro. Mettiamo qua il nostro sponsor in diretta, tutto in diretta. Allora, vedete l'aiuto cuoco come si dà da fare, anche la Giusy, stiamo preparando in diretta un mise en place, si dice così? Esatto, una mise en place. Un mise en place, qua davanti, le tazzine del caffè, sempre lo caffè, eccolo qua, lo sponsor, se no, Giusy, ecco qua, abbiamo spostato, i biscottini di Luca Caffè, perché lui ci dà anche il biscottino, là, abbiamo già preparato, ecco qua. Molto bene. Ci siamo ragazzi, allora Giusy, tornando un attimo da te, sì. Allora, il concetto di trovare i prodotti, la ricerca delle spezie, la ricerca, l'abbinamento, dice ma il peperoncino no, ma le spezie eccetera, l'uso del cibo e la ricerca del cibo, in finanza è la stessa cosa Giusy? Sì, perché comunque gli strumenti finanziari sono
prima di tutto degli strumenti appunto con determinate caratteristiche, quindi non c'è personalizzazione, sta al consulente insieme con il cliente all'interno del processo di pianificazione andare a ricercare il giusto mix tra uno strumento piuttosto che una strategia di investimento e l'altra per creare quell'equilibrio necessario per il raggiungimento degli obiettivi. Questo è fondamentale, la ricerca dell'equilibrio, la ricerca del mix in termini di orizzonte temporale, perché noi stessi non abbiamo un unico orizzonte temporale, questo lo abbiamo ripetuto più volte, vale la pena sottolinearlo. Se noi in questo momento stiamo pianificando il nostro futuro previdenziale, è inevitabile che a 40, 45, 50, comunque ad un'età che è un'età di mezzo, l'obiettivo temporale sarà comunque di lungo periodo, vista la normativa pensionistica italiana, e in questo quindi avremo un orizzonte temporale lungo. Diversamente è il fatto magari di pianificare un obiettivo di breve periodo perché ci vogliamo prendere una pausa, una vacanza, e quindi dobbiamo, diciamo, destinare delle risorse per un obiettivo più piacevole e più di breve termine. Ma è quello che volevo dire, magari a uno non piacciono le uova, magari a uno piace un'altra cosa, anche certo. Tu personalizzi per la finanza, certo, come stava dicendo lo chef. Perché magari il nostro investitore non ama particolari investimenti che possono ad esempio investire in aree geografiche che non sono gradite, piuttosto che invece al contrario in maniera molto positiva, ormai adesso si parla molto di digitalizzazione, di trend, quindi di tutto quello che riguarda il futuro sostenibile, e quindi la scelta di andare a investire in settori che possono essere più di crescita nel medio-lungo periodo, quindi dai prossimi 5-10 anni, possono essere aree che si sviluppano molto bene, aree intese non solo come aree geografiche, ma soprattutto come settore, come aree di crescita. Mi viene in mente la green economy, la robotica, la digitalizzazione, l'attenzione per il clima, cioè tutta una serie di strategie che, indipendentemente dal momento in cui viviamo in questo momento, nei prossimi 5-10 anni saranno destinate a crescere, proprio perché sono gli obiettivi che accomunano tutto il mondo, quindi i governi stessi stanno lavorando per andare in quelle direzioni, quindi per questo è importante. Qui si sta procedendo, Giusy, abbiamo visto, sta scaldando i piatti, una piccola mise en place con la tovaglietta per l'ufficio, facciamo finta di essere in ufficio, ha già messo lì la piccola mise en place, sta scadendo i piatti perché la temperatura del piatto è importante, sì. nel servizio. Qui ha già grattugiato in diretta questo gruviera perché ci servirà per la ricetta, e ci siamo quasi, anche sì. Perché siamo quasi pronti per far vedere questa mise en place che assaggerai tu, Giusy, poi ci sarà anche la segreteria, la Angela, che dopo assaggerà, dopo nel post e alla regia, nel post trasmissione, assaggeremo tutto quello che sta facendo lo chef. La cosa importante che voglio anche sottolineare di Roberto, ecco qua, quando lui si presenta da un cliente qui, ci sono tutte le sue 700 più eventi. È una selezione. Selezione? Sono 260. Questo. 260? Un po' meno di 700 eventi. E lui ci presenta con questo book, a posto di avere un book fotografico, qui c'è il book dei tuoi eventi, giusto? Sì. E c'è abbinato anche un book più piccolo con qualche fotografia di installazioni. Di quale? Però alla fine... Alla fine l'importante è questo. Allora, fermo, non tocco niente, fermo, ecco. La regia si sta impegnando. La regia si sta impegnando tantissimo oggi perché è una novità anche per lui vedere tutta questa attività. Vado? Vai, andiamo, regia, guarda, minuti, eh? Regia, siamo allora. Pronti, guarda che ti fa una ripresa per te. Giusy, sì, avvicinati con le distanze del Covid, ma vieni più vicino. In termini di sempre di dettagli, Giusy, abbiamo due tipi di burro, abbiamo del burro chiarificato, sì. Che diciamo è meglio per cucinare, in quanto il problema del burro è che è un grasso poco grasso e quindi ha un punto di fumo basso. E il burro chiarificato si toglie la parte magra, diventa 100% grasso, e quindi va molto bene perché ha un punto di fumo più alto. Di fumo più alto, di cottura, la temperatura è importante. Esatto. Sì. E mentre invece durante la cottura aggiungeremo poi una piccola punta di burro normale per dare semplicemente un po' quel profumo, quella fragranza che in bocca non fa mai male. Accidenti, uomo che cucina, la sapevi questa? La sapevo, però guardate con che cura dei dettagli e in poco spazio un vero chef riesce a cucinare. Non che io devasto una cucina, invece lui guarda di tranquillità e serenità. La pressione è importante a volte in cucina. Diciamo che bisogna saperci convivere
Bene, nel senso è quello che fa la differenza. Giusy, la pressione c'è in finanza? Beh, direi, quest'anno l'abbiamo assaggiata parecchio, ma assolutamente aiuta a comunque ad avere innanzitutto comunque un approccio cauto, cioè di analizzare veramente tutte le variabili e di analizzare quello che è l'obiettivo e la pianificazione, ma la pressione non deve essere nel risultato del breve termine, la pressione deve essere nel cercare di riflettere, di valutare e di non concentrarsi solo su una parte della pianificazione, quindi non solo sul risultato, non solo sul timore di una variabile del rischio piuttosto che di un risultato nel breve termine, ma di considerare tutte quelle che sono gli aspetti. Bene, ora mettiamo pressione allo chef che ha messo subito l'ovetto, abbiamo 3 minuti per chiudere questa splendida trasmissione, sentite il profumo a casa, lo sentite, dovete sentire la fragranza che c'è qui in studio. Fare tutto questo in pochissimi minuti e presentare un piatto subito qua è proprio da chef, perché questa è la differenza, Giusy, della persona, la capacità di tenere la pressione, di dare un servizio al cliente, di sorridere anche nei momenti in cui il vento è... In cui il vento è contrario, ma soprattutto anche la competenza, il fatto di saper capire quali sono i tempi, saper fare il mix come sta facendo Roberto in questo momento, cioè la professionalità che viene messa in campo è la differenza. Anni di studio. Dice uomo che cucina, allora cucino anch'io, no, è la professionalità che fa la differenza. Certo. Allora sono più bravo del consulente finanziario, dell'educatore finanziario perché Dottor Google mi ha detto no, è la professionalità. Certo, anche il confronto, perché chiaramente la visione che noi abbiamo a livello personale, al di là del fatto che ci sono molte persone che sono brave a informarsi, ad approfondire su alcune tematiche, assolutamente c'è la capacità di andare a comprendere, approfondire alcuni temi, però il confronto con il professionista e soprattutto colui che magari ci toglie, l'abbiamo già detto altre volte, ci toglie quella parte emotiva che noi mettiamo in campo quando parliamo di noi stessi. Giusy, le mise in place, ecco qua, guardate subito così la che presentazione ragazzi. Che presentazione! Guarda, mi viene già la colina a me, mamma mia! Non so come farò! Esatto, però dobbiamo assaggiarla, Giusy, perché guarda che roba! Ruberemo un minuto alla regia proprio per un minuto della puntata, che però è una presentazione incredibile. Chef, ecco qua, puoi mettere già in piatto, Giusy, portati verso la stazione della mise en place. Guardate che bella regia, la regia, che bella immagine che ci sta facendo vedere. Ecco qua, oh là, guardiamo un attimo la mise en place che adesso la regia ce la inquadra. Guarda che bella, che bella, che bella, che bella. Questo è un brunch, Giusy, per un cliente che arriva all'ultimo minuto mentre stai parlando di cose importanti e di permetterlo a suo agio per rasserenare l'animo, magari la tensione, il momento di dialogo, di tensione. E a tavola solitamente si discute sempre meglio. A tavola si discute sempre meglio? Chiudono sempre migliori. Discute no, si dialoga meglio dopo qualcosa. Sì, la relazione è sicuramente una relazione un pochino più rilassata. Giusy, assaggia in diretta? Aiuto. Assaggia in diretta, ecco qua. Un assaggio in diretta per noi. Guarda che bella presentazione. Molto semplice, ma molto 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 interessante, molto, molto scomoda, scomoda. Sì, beh, abbiamo Giusy, ottimo, dobbiamo salutare, buonissimo, ci dice ciao. Vuoi un augurio per Natale? Beh, auguro a tutti di poterlo passare, sebbene le restrizioni, comunque con le persone. Torneremo più forti di prima nel 2000. Assolutamente, dobbiamo, siamo già qua. Vedere gli eventi di Roberto, seguitelo sul sito. Vi auguriamo una buona giornata, Giusy. Un buon inizio di giornata a tutti, la mia è iniziata benissimo, devo dire, buona settimana. Da uomo che cucina, ricordate sempre il nostro slogan, il risparmio di oggi è il pane di domani. Grazie chef, grazie Giusy, alla buona prossima. Giornata. Buona giornata.